Elezioni comunali 2016. Domenica 5 giugno, dalle 7 alle 23, si vota in oltre 1300 comuni di regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna. In Friuli Venezia Giulia si vota in 39 comuni dalle 8 alle 22. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. Nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna, le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata o anche su tutti e due. In ogni caso il voto sarà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco, tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sul candidato sindaco collegato. In entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri. Esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata. In questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più uno. Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia, si tornerà a votare domenica 19 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. La preferenza si esprime scrivendo negli appositi spazi il cognome, oppure il nome e cognome in caso di omonimia, dei candidati consiglieri comunali della lista votata. Nei comuni fino a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza. Nei comuni con più di 5.000 abitanti si possono esprimere due preferenze. In questo caso devono essere di genere diverso, per una donna e per un uomo o viceversa. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata e resta valida solo la prima. Si informa che per le elezioni in Sicilia e Friuli Venezia Giulia le modalità di voto sono specifiche per le singole regioni. Per maggiori dettagli, consultare i siti internet interno.gov.it, rai.it e le pagine di Televideo.